Francesco Gabbani, tra granite, granate, pachidermi e pappagalli è il numero uno. È bello quando di un artista riesce a seguire il percorso, essere attento osservatore della sua evoluzione. Francesco Gabbani in meno di due anni ha fatto più progressi di molti altri suoi colleghi in una vita. Tra quelli che hanno vinto Sanremo negli ultimi 10 anni è colui che, per doti naturali, bravura, carisma e simpatia, ha maggiormente stupito. Non è una meteora, insomma, è un pianeta con parecchi satelliti. All'Arena di Verona, in occasione della Power It Estate 2017 di RTL 102.5 ha messo in bacheca altri due premi. Il suo album Magellano, ennesima cover di somma originalità firmata di Shipmate Milano, è tra i più belli del 2017, il brano Occidentalis Karma ha fatto più volte il giro del mondo, abbiamo cantato tutta l'estate tra le granite e le granate e ora sorridiamo con pachidermi e pappagalli. Tutti i brani, sia chiaro, che dietro le rime facili e i toni briosi, nascondono una profondità rara. I brani di Gabbani vanno ascoltati con attenzione, sono manifesti sociali. A Verona lo abbiamo incontrato e intervistato nel suo camerino. Gabbani, ma la sua vita quanto è mutata negli ultimi mesi? Un cambiamento radicale che ha inciso nella praticità della mia vita. Da quando ho incontrato il successo la vita è cambiata in quel senso. Quindi è mutata esteriormente? Quella parte della mia vita è cambiata. In un'analisi personale la percezione di me stesso è cambiata nel mio rapporto con gli altri, io sono sempre il solito. Può capitare che qualche estraneo mi conosca benissimo. Anche all'estero la sua posizione è forte. Ho avuto varie volte la percezione di giocare in trasferta. Nel tour in molte date c'erano presenze soprattutto da Belgio e Inghilterra. Come se ne è accorto? Sono nate tante fanpage all'estero. Sono consapevole che se non c'è una vera divulgazione all'estero, andarci conta fino a un certo punto. Pensa di trasferirsi oltre confine per un periodo? Con la mia etichetta c'è molta complicità. Io credo che un anno all'estero non mi darebbe bagaglio culturale per esprimermi come vorrei. Però? Ci sarebbe la serenità di non essere riconosciuto, almeno per un piccolo periodo ritrovare la normalità. Il nuovo singolo è Pachidermi e Pappagalli, un altro messaggio forte travestito da favola. Un retropensiero c'è sempre e poi voglio continuare sulla scia che contraddistingue la mia cifra stilistica. Questo brano ha una freschezza melodica spensierata. Ma vanno colte le riflessioni sul nostro modo di vivere. I premi di RTL? Il senso del premio è il riconoscimento palpabile ai punto riconoscimenti della stagione. Vanno a consolidare l'indice di gradimento. Ho l'agenda piena almeno fino a fine anno. Si sente pronto per fare il giudice in un talent?